Tommaso si accinge a tagliare il nastro, un grande applauso. Eccolo qui, ce l'abbiamo fatta, un applauso. Che emozione essere in largo fratelli del giudice questa sera in cui tutto si illumina di rosa grazie all'associazione Liberamente Donne, presieduta da Elisa Coviello che è qui con noi, una serata davvero emozionante dedicata alla prevenzione che salva vite umane. È una serata speciale, una serata di emozioni, di sentimenti, di ricordi. Di ricordi che ci aiutano ad andare avanti nel meglio di ciò che chi purtroppo è andato via ci ha lasciato. Quindi dai loro insegnamenti traiamo il meglio, traiamo esempi e portiamo avanti tanti messaggi. Questa serata era programmata da un anno, dal momento in cui abbiamo notato che erano tante le donne che timidamente chiedevano un aiuto, ma un aiuto come informazione, come supporto a quelle paure, a quelle tabù che purtroppo sono ancora in noi radicate. E ottobre, mese della prevenzione, non poteva avere serata migliore. Una serata al quale devo dire grazie a tutta la Casa Comunale di Rocca d'Aspide, devo dire grazie al Sindaco, all'assessorato alla sanità, alle politiche sociali e all'istruzione. Devo dire grazie all'AIL di Salerno che ci ha sostenuti. Grazie a tutte le socie dell'associazione che si sono fatte in quattro affinché questa serata riuscisse nel meglio. Come accennavi tu, questa serata è particolarmente emozionante anche perché è dedicata ad una vostra amica che proprio a causa di questo male è volata in giro. Questa serata sì, è una serata che tocca il profondo del cuore, come le note che adesso ecco, i nostri pianisti stanno suonando. Era una ragazza speciale e nel suo ricordo viviamo nei suoi insegnamenti e li porteremo avanti perché ha insegnato tanto. E come dice lo slogan della nostra associazione, insieme si può. Quindi insieme possiamo darci da fare affinché questo tipo di malattie, che purtroppo conta ancora vittime, prima se ne parlava di una su nove ancora, man mano scenda questo numero, quindi si arrivi allo 0%. Noi lo speriamo, lo desideriamo e ce lo auguriamo. Onorevole Angela Cortese, consigliere regionale alle pari opportunità, lei ha un bellissimo fiocchetto rosa, noi siamo a Rocca d'Aspide in largo Fratelli del Giudice perché oggi si tiene una giornata dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno, un'iniziativa per tutelare le donne. Sicuramente, e devo dire che è un fiocco rosa che non mi abbandona mai. Da Napoli alla provincia di Salerno, alle altre province della Campania, la mia battaglia per la salute delle donne è, devo dire che è storica, e soprattutto sulla prevenzione, perché la prevenzione salva la vita e salva la vita soprattutto alle donne. Non è la prima volta che lei coglie le iniziative di Rocca d'Aspide e abbraccia appunto le iniziative dedicate alle donne. Un suo commento su questa manifestazione? Ma io sono molto contenta di essere qui questa sera, perché venendo a Rocca d'Aspide da tanti anni mi sento un po' cittadina di Rocca d'Aspide e in più diciamo, ho visto sul nascere l'Associazione delle Donne Liberamente qui a Rocca d'Aspide e sono veramente eccezionali, veramente sono una, penso, la parte più vivace di questa città. Sono quelli che sono riusciti a mettere in campo tante iniziative per le donne, ma soprattutto hanno lavorato molto sull'accrescimento della cultura e questo veramente fa onore a tutte le donne di Rocca d'Aspide. Assessore al comune di Rocca d'Aspide, l'oncologa Daniela Comunale, è una serata molto importante perché si parla di prevenzione. Come diceva lei nel suo intervento, la prevenzione salva le vite. Esattamente, mai come nella prevenzione del tumore al seno, questo è vero, perché purtroppo ancora per tanti tumori non abbiamo uno screening, non abbiamo la possibilità di fare prevenzione.
Nel campo del tumore del seno, le donne, che tra l'altro è il tumore più frequente nelle donne, la prevenzione salva la vita, lo possiamo dire perché ormai le statistiche ci danno ragione. Scovare qualcosa in una fase inizialissima, quando ancora nessuno di noi può accorgersi che qualcosa non va, perché è qualcosa di molto piccolo che si può scovare soltanto con una mammografia e con esami specifici, questo vuol dire poter veramente proteggere. E siccome si parla ormai di un tumore che sta andando a raggiungere sempre più le giovani, quindi parliamo della fetta di donne a partire dai 25-30 anni, ancor più questo è importante perché interessa la gioventù della nostra società. E voi, non solo come associazione ma anche come medici, state prendendo tante prenotazioni questa sera per effettuare delle visite gratuite proprio per prevenire il tumore al seno. Sì, sabato prossimo saranno effettuate delle visite senologiche gratuite, e non soltanto, ma anche campagna di promozione sugli stili di vita corretti, una corretta alimentazione, consulti psicologici, perché lo star bene vuol dire lo star bene in tutt'uno, è un benessere psicofisico al quale dobbiamo mirare per cercare di prevenire le malattie e di scovarle nella fase più precoce possibile per poter salvare la vita. Facciamo un appello alle nostre ascoltatrici: perché prevenire, perché approfittare di queste visite? Approfittare delle visite soprattutto per dare, come dire, un cambio di indirizzo, sensibilizzare la mente. Questa vuole essere soltanto una prima fase, per poi creare l'idea ad una donna, in particolare alle giovani, che proprio quando stanno bene devono fare prevenzione. Potresti dire: beh, io sto bene, sono giovane, a che serve? E invece è proprio in questa fase che la prevenzione è fondamentale. Le donne di Rocca d'Aspide questa sera indossano questo bellissimo fiocchetto rosa per sensibilizzare tutti verso la prevenzione durante questa serata davvero emozionante. Ne parliamo con l'assessore alle politiche sociali Francesca Mauro, che questa serata insieme all'associazione Liberamente Donne l'ha fortemente voluta. Sì, fortemente voluta, e devo dire che tra tutte le iniziative che ho cercato di porre in essere durante questi anni, questi due anni insomma del mio mandato, devo dire che forse questa è una per me delle più importanti, mi tocca particolarmente da vicino. L'associazione Liberamente Donna veramente è stata un utile strumento per poter far passare questo messaggio importante e soprattutto per creare tutto quanto questo. Fare prevenzione è importante, noi abbiamo voluto colorare di rosa un punto importante del nostro paese, e io quello che voglio dire è che queste luci non ci devono lasciare indifferenti. Voglio che ognuno di noi deve saper cogliere la sfumatura giusta per poter vivere la vita a pieno, per poterla vivere con consapevolezza e prendendosi cura di se stesso. Un inno alla vita nel ricordo di chi non c'è più. Nel caro ricordo della nostra socia di Liberamente Donna, Anna Rosi Gorrasi, una mia carissima amica, lei ci lascia un messaggio importante, che è quello di avere nella vita una progettualità. Lei l'ha mantenuta pur sapendo che il suo futuro forse era troppo breve, gli è stato strappato. Lei nel frattempo si è laureata, si è specializzata, e mentre la malattia avanzava lei si istruiva. Quale migliore esempio di vita? Bisogna guardare oltre, perché tutto è possibile, e lei ce lo insegna.